Un vento forte si alzò all'improvviso nel cielo azzurro di quella mattina di primo autunno. Un uomo alto, magro quanto uno stecco di liquirizia, con una voluminosa chioma ricciuta, attraversò il cielo a braccia tese su qualcosa di non meglio identificato. Discese senza fretta, planò, solcando le onde di cristallo del mare del nord, puntando sulle bianche scogliere di Dover. Alle sue spalle lasciò una scia spumosa. Cati, che in quel momento era con il naso arricciato ai vetri della finestra, ebbe un attimo di perplessità. Giusto per stropicciarsi gli occhi, di corsa prese il cappello, la sciarpa e il cappotto e si precipitò fuori per vedere meglio lo strano individuo e l'oggetto che lo trasportava. Non si era sbagliata. Si trattava proprio di un grande aquilone di carta, come quelli che lanciava in cielo Confreddi, facendo a gara a chi lo faceva volare più in alto. Spesso vinceva lei, che studiava la posizione a favore del vento. Ora non era più così. Caterina, chiamata da tutti Katie, si sentiva grande e inadatta per quelle sciocchezze, per quanto ogni tanto una corsa intorno al faro se le faceva, insieme al fratello di 8 anni, che invece voleva ancora giocare. Sono Antonella Morea e oggi, 16 dicembre, giorno dell'onomastico di mia sorella Delia Morea, autrice di questo ultimo suo romanzo pubblicato postumo perché purtroppo nel 2020 il Covid ha preso via mia sorella, se l'è portata via. Comunque è un romanzo che lei definiva un fantasy per ragazzi, è una storia fantastica, molto bella, ma io ritengo che non sia esattamente così perché anche i fantasy, anche i grandi possono leggere i fantasy e quindi credo che sia una cosa fruibile per tutti quanti. L'ho letto ed è stato molto affascinante, molto emozionante. Mia sorella negli ultimi tempi era molto affezionata ai romanzi fantasy, ai fantasy che vedeva in TV, per cui decise di scrivere questa storia, molto bella, ma questa storia però è una storia che porta anche al teatro, a Shakespeare, quindi parla anche di un mondo che mi appartiene. Lei, quando cominciò a scrivere questo libro, pensava di pubblicarlo in qualche collana per ragazzi, non ci è riuscita e quindi l'ho fatto io con l'edizione Avagliano, che è stata la sua casa editrice per tanti anni. Lei ha pubblicato 4 romanzi con l'Avagliano e quindi l'Avagliano con molta gioia ha accolto questa mia proposta. Oggi è una giornata speciale per me, anche perché io, poiché mia sorella soffriva negli ultimi tempi una malattia degenerativa che era la fibrosi polmonare cistica, ho deciso di devolvere l'incasso di questo libro a questa associazione Onlus che si occupa proprio della fibrosi polmonare cistica per i bambini. Quindi se io con il mio piccolo contributo posso dare una mano a curare questi bambini oppure alla ricerca, io sarei molto felice. È Natale ed è un bel regalo che mi faccio e che faccio a voi. Se voi questo libro lo trovate nelle librerie, come sicuramente lo trovate anche su Amazon, vi consiglio di comprarlo, vi farà tornare bambini. È molto, molto, molto delicato, è un piccolo gioiello. Lei aveva un mondo interiore che era veramente bambino, un mondo dove lei si rifugiava. Forse la realtà non le piaceva e quindi nel suo mondo fatato stava, era come sotto una chioccia. Questo romanzo è veramente l'espressione di questo. È il fantasy, è la fantasia che galoppa, galoppa, galoppa e poi però ti porta a sconfiggere il male con il bene. Sono i giovani che lo fanno, questa è la cosa bella, sconfiggono il mondo dei cattivi, loro che sono persone pure, questa è la cosa bella. Delia era un'appassionata, una cultrice, una critica letteraria, ma anche un'appassionata, un'esperta di teatro. Quindi Shakespeare sottende un po' tutta la storia e ci sono varie citazioni dove questi tre personaggi, che sono tre ragazzi adolescenti, affrontano una serie di prove di iniziazione che servono per salvare un ipotetico scontro fra regno del male e regno del bene. Tutto questo però è introiettato all'interno di un sogno nel quale loro vengono catapultati e diventa quindi una metafora sulla possibilità, ecco, dell'innocenza, come diceva Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, non lo sappiamo.
grazie alla bellezza salverà il mondo, però certamente possiamo dire che una certa quota di innocenza, no? Una certa quota di candore può essere un modo di osservare la realtà per renderla meno brutale. Veramente, come diceva anche Nando, è di fronte a una fiaba, che è una favola così onirica, siamo di fronte a un messaggio che viene appunto proiettato in maniera diversa rispetto certe volte a dei canoni convenzionali, perché la favola in qualche modo parla ai ragazzi, parla ai bambini, ma fa riflettere, deve far riflettere noi adulti. Questo è il senso della questione. E Delia, credo proprio, volesse proprio dare un piccolo seme di speranza in questa notte del mondo, che era sia quella, come diceva Nando, della Seconda Guerra Mondiale, ma purtroppo anche quella post-pandemica che viviamo adesso, con una guerra alle porte, con dei presagi di sventura che ogni giorno sentiamo, no? Un'ipotetica atomica. E quindi in questo momento un seme di speranza che lei affida a questa fiaba, che affida alla forza delle nuove generazioni, perché l'unica speranza forse ci viene dalla questa forza dei giovani e dalla forza della cultura, che sono le due leve fondamentali per poter venirne fuori. Perché, come diceva Freud, in qualche modo la fiaba è un'introspezione delle paure e dei desideri che hanno gli uomini nella loro vita. Quindi queste paure e questi desideri sono incarnati da questi ragazzi, queste tre storie che sono calate all'interno di questo sogno, di questo viaggio onirico, ma che parlano a noi oggi, no? E scuotono la nostra coscienza. Delia era molto di più, era ancora di più, ha manifestato in tutta la sua scrittura. Infatti io penso che noi stasera ricordiamo la sua figura complessiva, così multiforme, così poliedrica, la sua grande vitalità. Non sono molti quelli che sono in grado, gli scrittori che sono in grado di misurarsi col fantasy, di lavorare sulla relazione con la invenzione destinata ai ragazzi, come fa Delia in questo libro, e sempre lasciando un suo segno, una sorta di marchio d'origine che la rende riconoscibile anche soltanto leggendo una pagina. Ma Delia è stata per me soprattutto un'amica, abbiamo condiviso delle bellissime serate giovanili in quell'isola di Ischia che lei racconta così mirabilmente in un suo romanzo precedente, che è il mio preferito e che mi porterò sempre di più.